Madonna della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio, il centro d'ascolto presta assistenza alle persone in difficoltà di tutta la zona nord di Roma, tra cui anche molti nuovi poveri. È una delle realtà che con i suoi volontari rimarrà aperta anche nel mese di agosto. Ce ne parla Andrea Marini. È dal giugno del 2006 che il centro d'ascolto Barone Gabriele Ussani d'Escobar presso la parrocchia romana di Ponte Milvio presta assistenza ai più bisognosi di tutta l'area nord della capitale. Realtà sociali difficili anche in queste zone considerate meno degradate. Circa 300 le persone assistite nello spirito di non far sentire emarginate neppure le famiglie più povere. Tra i vari casi che assistiamo ce ne sono anche quelli che forse insospettabili, che noi possiamo chiamare le nuove povertà. E queste nuove povertà sono persone che tante volte hanno una casa, hanno uno stipendio, ma per varie vicissitudini nella loro vita, per separazioni, per malattie, eccetera, non ce la fanno ad arrivare a fine mese e hanno quel pudore innato per cui non vengono a chiedere, ma dobbiamo essere noi con i nostri volontari, con medici, con psicologi, eccetera, andare verso di loro e aiutarli a superare questo momento. In questa struttura che fa capo al Gran Priorato di Roma dell'Ordine di Malta e dalla quale si affianca la mensa dei giorni festivi in via Carraresi a Bravetta, si distribuiscono aiuti alimentari, circa 4.000 pacchi l'anno, confezionati grazie alla colletta alimentare, ma anche a donazioni private di aziende di prim'ordine. Ma si cerca pure di trovare soluzioni con il vestiario, capi che prima di essere distribuiti vengono lavati e stirati dai volontari per offrire quella dignità all'assistito in ossequio al carisma Tuizio Fidei Obsequium Paperum, difesa della fede e servizio ai poveri. C'è poi un consultorio con medici, psicologi per superare i momenti più difficili, ma anche un'assistenza legale in collaborazione con l'associazione Penalisti che aiuta le persone per pratiche di invalidità, sfratti, separazioni e tutela dei minori. Tutto fornito gratuitamente grazie al volontariato capace di raccogliere intorno a questo centro oltre un centinaio di persone che si dividono i vari compiti.